regalato. Tutta. Ciao ragazzi, non siamo qui per caso, ma vogliamo fare un punto su quello che è lo status dell'arte per quanto riguarda il sistema di frenata sulla bici da strada, ovvero sia freni a disco o freni rim brake a pattino tradizionali, chiamateli come volete. Qui siamo quattro ciclisti di quattro estrazioni abbastanza differenti. Omar Di Felice, ultracyclist, abituato a stare in sella per tantissime ore e tantissimi chilometri, salita, discesa, freddo, freddissimo, freddo estremo. Nicola Checcarelli, bici da strada, ormai lo avrete imparato a conoscere. E Mirko De Angelis è un po' il nostro narratore di storie, anche tester di esperienze di in sella, agonistiche, prova di biciclette. Io, Simone Lanciotti, il direttore. L'argomento appunto è freni a disco o freni rim brake. È un tema molto dibattuto. Adesso smetto di parlare io, voglio fare subito la domanda a Omar. Omar, tu quali preferenze hai? Freno a disco o freno rim brake? Allora, senz'altro il freno a disco rappresenta il futuro. È già presente, ma è soprattutto il futuro di quello che sarà poi lo sviluppo tecnologico della bici da strada. In mountain bike e su tutte quante le altre tipologie di mezzi ci siamo già arrivati da molti anni. Sappiamo che l'ambiente del ciclismo su strada è un po' più conservatore, un po' più restio a quelle che sono le innovazioni. C'è da fare però anche un distinguo. Non bisogna guardare troppo quello che è il mondo dei professionisti. Io faccio sempre un esempio. Valentino Rossi corre con delle moto che non sono moto di serie che troviamo sul mercato. Il mototurista tradizionale, il motociclista tradizionale della domenica compra una motocicletta adattata alla strada, derivanti da quelle con cui vengono corsi gran premio, ma poi adattate alla strada. La stessa cosa bisognerebbe iniziare a fare anche sul ciclismo su strada. Io credo che comunque la scelta per un amatore che fa del ciclismo una passione, quindi partecipando anche a gare, eventi o gran fondo, deve comunque cominciare a prendere in considerazione l'upgrade al freno a disco, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché è tecnologicamente più avanzato, secondo poi perché comunque appunto dà un'efficacia di frenata e soprattutto una garanzia di frenata maggiore. Io faccio sempre un esempio, il professionista è in sella da quando è bambino e probabilmente sarebbe in grado di effettuare una discesa su bagnato con qualunque tipologia di bici, con qualunque tipologia di cerchio, con qualunque tipologia di freno. All'amatore non è concesso sbagliare, perché comunque il freno tradizionale non ti lascia margine di errore in alcune situazioni. Sicuramente il freno a disco rappresenta quello che è un po' l'optimum da questo punto di vista, e quindi io mi auspico e mi auguro che comunque prenda piede sempre di più anche tra gli appassionati. Nicola, la tua posizione invece? Sì, credo che anch'io concordo con Omar che il freno a disco sia il presente e sicuramente il futuro delle bici da strada. Abbiamo visto già da quest'anno che su alcuni tipi di bici, tipo bici aereo e bici endurance, comfort se così le vogliamo chiamare, e anche gravel bikes, considerandole nella gamma di bici da strada, è una realtà ormai presente nel 90% delle bici, anzi alcuni marchi hanno smesso anche di produrre bici con rim brake. Credo che questo abbia un senso perché probabilmente la bici aero e la bici comfort risentono meno di quella che è forse la variabile che fino ad oggi ha un po' limitato l'utilizzo del freno a disco, cioè il peso, visto che le aero bike normalmente sono bici molto, molto racing, votate alla velocità, e sulle endurance chi le utilizza non sta a guardare se la bici pesa 500-300 grammi in più, ma si focalizza appunto sulla sicurezza, sulla stabilità della bici, e in questo chiaramente il disco offre dei vantaggi assoluti in termini di frenata, soprattutto almeno per quello che è stata la mia esperienza in condizioni particolari, bagnato come già abbiamo detto si dice, ma anche in condizioni di discesa particolare, quindi una frenata magari un po' più estrema rispetto ad una normale, oppure discese particolarmente ripide dove effettivamente il disco rispetto al rim brake permette uno spazio di frenata molto più breve, quindi lì abbiamo dei vantaggi anche in termini di sicurezza notevoli. Sulle bici magari da salita, se così lo vogliamo considerare, anche in virtù del fatto che i professionisti, almeno fino ad oggi, poi vedremo la prossima stagione, non le stanno utilizzando molto nelle tappe di salita,
Probabilmente rimarremo ancora, a mio avviso, per qualche tempo con entrambe le versioni, quindi sia rim brake sia disc brake, quindi magari chi cerca una bici super leggera, molto la salita, probabilmente ancora avrà un po' il dubbio se prenderla con disco o rim brake, anche se commercialmente credo che ormai la strada sia segnata verso il freno a disco. Okay. Mirko, invece la tua esperienza? La mia esperienza, io pedalo con il freno a disco da circa 6 mesi e come il discorso che faceva Omar prima, rispetto ad un ciclista veterano, diciamo che ha sempre usato rim brake, un principiante, un ciclista che sale in bici, è salito in bici da poco tempo, diciamo il disco aiuta moltissimo, soprattutto quando si tratta di fare discese ecco, pendenti, come diceva Nicola, o anche in condizioni di pioggia dove il freno a disco aiuta moltissimo, diciamo, il ciclista principiante. Ovvio che, come diceva già Omar, il professionista scende in qualsiasi tipologia, condizioni medie o tipologia di discesa. Chi non è molto interessato al peso della bicicletta, i 200 grammi, 300 grammi in più non fanno differenza, ma aiutano in termini di sicurezza e il ciclista che ha l'opportunità di modulare molto più facilmente certo. La frenata rispetto al rim brake. Certo. Una domanda che voglio fare a voi tre, che magari si saranno posti anche altri utenti. Una volta usato il freno a disco, questa magari è esperienza comune a voi tre, quanti di voi sentono la necessità di tornare al rim brake? Guarda, personalmente io ho diverse tipologie di bici con cui faccio le cose più svariate, dalla gravel bike, la bici da crono, le bici aereo, bici da salita. Quindi io anche un po', diciamo, per il mio mestiere, tra virgolette, di tester, mi trovo spesso a passare durante l'anno con frequenza da rim brake al freno a disco. E ti dico, fondamentalmente sono abituato a frenare in qualunque condizione, ma il passaggio inverso dal disco al rim brake si sente ed è poi a seguito di una prova del genere che l'utente medio, secondo me, ha la possibilità di capire che indietro non si torna, perché ormai la tecnologia va in quella direzione lì e il futuro è senz'altro l'utilizzo del freno a disco, anche perché comunque non andiamo a stressare la componente cerchio, che è fondamentale. Fino all'altro ieri il problema principale della ruota in carbonio, ad esempio, che è una ruota che sappiamo tutti tra gli appassionati ha una grandissima diffusione, è legata all'utilizzo del copertoncino. Certo. L'amatore vuole utilizzare la ruota in carbonio come il pro, ma vuole la comodità della ruota tradizionale, quindi con l'utilizzo del copertoncino anziché del tubolare. Sappiamo benissimo che il copertoncino accoppiato a un cerchio in carbonio può dare dei problemi legati al surriscaldamento. Andando a non incidere più sul cerchio, bensì sul disco, tutte quelle che sono le forze legate alla frenata, aumenta ancora di più la stabilità e aumenta ancora di più la sicurezza in discesa. Non solo, ma si alleggerisce anche il cerchio stesso. Esatto. Con un vantaggio anche sulla dinamica di guida, quindi. Infatti, parlando di peso, possiamo dire che la bici disc sicuramente mediamente è un po' più pesante di quella non disc, però si va a alleggerire una componente importante che è il cerchio, che incide molto di più rispetto magari a un componente statico che si trova sulla bici, quindi parte di quel peso in più viene recuperato dall'alleggerimento del cerchio, che è meno stressato e quindi può essere alleggerito. Sì, poi una considerazione aggiuntiva relativa ai pesi ovviamente è legata anche al budget che si ha a disposizione, cioè chi non ha un limite di budget o comunque ha possibilità di spesa importante può già a oggi acquistare delle bici che sono sotto abbondantemente 7 kg, quindi non hanno alcun tipo di problema di peso. È chiaro che si ha una differenza un pochino maggiore se stiamo su quelle che possiamo definire bici di medio livello. Anche se, come dicevamo, ecco, la variabile peso oggi ormai è diventata, se vogliamo, anche di secondo piano, sotto questo punto di vista, anche in virtù di quello che si recupera sulle ruote magari in carbonio. Sì, sì. Mirko, invece la tua sensazione? Torneresti mai ai rim brake? Io non tornerei mai ai rim brake, proprio per il discorso che facevamo all'inizio. Pedalo da circa 5 anni, quindi non sono un utente super esperto, esatto, diciamo. Super esperto, quindi a me il freno a disco aiuta moltissimo, soprattutto in condizioni di meteo sfavorevole come la pioggia.
basti pensare, probabilmente il prossimo anno le strade bianche tutti quanti i professionisti utilizzeranno il freno a disco in gare come del genere. È anche una questione di educazione, no? È chiaro che allora, il ciclismo è un mondo molto legato alla tradizione, quindi è sempre molto difficile scardinare quelle che sono un po' i retaggi del passato e le convinzioni del passato. L'abbiamo visto su tante tematiche, dall'allenamento, l'alimentazione, il casco, non per niente fa scuola il mondo britannico, laddove fino all'altro ieri noi, diciamo, dei paesi del sud d'Europa eravamo leader nel mondo del ciclismo. Ora diciamo un po' la palla si è un po' rigirata, si è ribaltata, e quindi laddove nel mondo del professionismo magari c'è qualche retaggio in più, è chiaro che le nuove generazioni, le generazioni che conosceranno solamente il freno a disco e conosceranno questo nuovo tipologia di sistema di frenata, non torneranno indietro. Sarà un po' come è un po' come se a noi ci dicessero dovete tornare alla bici di Fausto Coppi, no? Per noi sarebbe impensabile. Sì, ma tutto sommato non avrebbe neanche senso. E ti direi anche che è la stessa cosa che accade oggi nel mondo della mountain bike. Oggi nel mondo della mountain bike non hai l'opzione non disco. Oggi l'opzione non disco è forse per i modelli di bassissima gamma, forse, neanche sempre, perché oggi c'è anche l'opzione disco con comando meccanico, proprio perché il freno a disco in effetti è una condizio sine qua non per il fuoristrada. E un discorso anche molto interessante, che comunque coinvolge un po' i timori degli utenti, è quello che riguarda la manutenzione, quello che riguarda il timore, che di timore si parla, dello sfregamento fra pasticca e disco. Ci sono fatti diversi studi su questo discorso qui, non anche abbastanza in tempi abbastanza recenti, per valutare quanto quello zin zin che si può sentire in alcune situazioni ha un effetto sul quanto si assorbe in termini di energia, di potenza. Ebbene, il dato che viene, diciamo, riscontrato è un assorbimento minimale, forse difficilmente percettibile. Chiaro, se lo zin zin è dovuto al disco piegato è un altro discorso, ma se il disco si piega è perché ci deve essere stato un impatto o qualcosa che ha creato qualche altro disagio precedentemente. Quindi c'è anche questo dettaglio da considerare. Sul discorso sicurezza, che diciamo, come dire, l'UCI ha in qualche modo messo un veto inizialmente sull'utilizzo del freno a disco in gara per via di un incidente che è occorso appunto in gara. Qual è, diciamo, la vostra sensazione, una vostra opinione a riguardo? Ma sai Simone, a me viene un po' da sorridere quando si parla della pericolosità del disco in gruppo, perché comunque ho vissuto la situazione sia da spettatore che da corridore, e quando avvengono le cadute di gruppo sicuramente non è il disco l'elemento più pericoloso. Abbiamo la pericolosità della catena, delle corone, non so se avete mai visto anche in TV una caduta durante il giro del tour, comunque c'è un groviglio di corridori e di biciclette, e onestamente il disco è il problema minore. Sì, in effetti sì. Oggi più che altro, correggimi se sbaglio Omar, la pericolosità non sta tanto nel disco quanto nel fatto che ci sono corridori in gruppo che utilizzano il freno a disco e altri il rim brake, e quindi hanno comunque uno spazio di frenata e una modalità di frenata diversa tra loro, quindi questo potrebbe comportare qualche rischio in più, esatto. Anche se si parla di professionisti, quindi sanno guidare bene la bici, però qualche rischio in più forse ci potrebbe essere. Invece il tema, diciamo, manutenzione, di inconvenienti durante l'utilizzo, voglio fare la domanda subito a Mirko. Tu quali inconvenienti hai registrato? Per la mia esperienza personale, diciamo che si crea quel minimo di sporcizia sul disco quando si fa un'uscita a un meteo sfavorevole, soprattutto ecco nelle strade di montagna dove magari l'asfalto è un po' sporco, capita che a fine uscita poi il disco magari debba essere pulito, e c'è quel famoso zin zin quando si sporca a contatto con le pasticche. Sì, sì, sì. Differenza tra rim brake e pasticche, diciamo che per l'usura il pattino si vede a occhio nudo, certo. Ma anche lo stesso discorso vale per la pasticca, perché si può vedere benissimo quando è finita, pronta per la sostituzione, insomma. Per quanto riguarda la vostra esperienza? Ma sì, io direi che non ci sono grosse problematiche, se non la necessità a volte di fare lo spurgo rispetto alle pastiglie. Quello che è importante secondo me sottolineare è che anche chi ha il disco deve comunque frenare in maniera
assennata, quindi con un po' di tecnica, cioè non serve, non è possibile fare una discesa di 10 km con i freni tirati, così come non lo si può fare con il rim brake, comunque, perché anche il disco si scalda, quindi e l'olio, soprattutto il circuito, si scalda, quindi per ottenere la massima performance uno comunque deve riuscire a gestire in ogni caso la frenata, pur avendo una frenata ovviamente più potente, più pronta, anzi proprio per quello si può frenare anche un po' di meno rispetto al rim brake. Tu Omar invece? Ah, guarda, allora, come dicevamo anche prima sul discorso meccanico, come in tutti i settori basta aggiornarsi, no? Questo è avvenuto quando è entrata l'elettronica nelle macchine e nelle moto, lo stesso quando è entrata l'elettronica sui gruppi della bici, allo stesso modo quando il sistema frenante è passato dal sistema rim brake a un sistema disco. È chiaro che viviamo in questa fase di passaggio in cui ci si sente un po' disorientati, anche perché comunque il mercato offre, o almeno ha offerto almeno all'inizio, diversi standard, perno passante sì, perno passante no, disco da 140 mm piuttosto che da 160 mm. È un po' anche il motivo per cui ad oggi nel gruppo dei professionisti, nel mondo dei professionisti, non si è ancora arrivati ad avere uno standard unico. Io dico sempre di non prendere troppo ad esempio quello che si fa nel mondo dei professionisti per alcuni motivi. Il primo è che comunque il professionista in gara ha un'ammiraglia al seguito, certo, e laddove non interviene la propria ammiraglia ha un'ammiraglia del servizio neutrale. Certo. Le squadre del World Tour, correggimi se sbaglio, sono circa 20. Tu immagina di 20 costruttori di bici, 20 costruttori con diversi standard, con diversi gruppi. Ed è il motivo per cui attualmente il quick release è il freno tradizionale, ancora più, certo, è ancora uno standard universale. Ciò non toglie che comunque l'amatore che si trova a fare la propria uscita da solo o con gli amici non avrà mai l'ammiraglia al seguito, e quindi laddove dovesse trovare un problema sarà lui stesso per primo a doverlo risolvere. Quindi in questo caso si annulla completamente tutto il discorso sullo standard, perché ognuno ha il proprio standard, chiaro, di utilizzo. Quindi non vedo ostacoli a quello che può essere lo sviluppo del disco, se non nel discorso culturale, in quel famoso retaggio di cui parlavamo all'inizio. Invece, per quanto riguarda il discorso manutenzione, vorrei anche dire io quella che è stata la mia esperienza. In fatto di inconvenienti non ne ho da segnalare. Con lo Shimano Dura-Ace della serie 9100, insomma, ho percorso ormai quasi più di 4000 km e manutenzione è stato necessario soltanto sostituire le pasticche. Come se ne accorge una persona? Ovviamente se ne accorgi in maniera molto progressiva con l'aumento della corsa della leva del freno, e questo si traduce poi anche in una maggiore rumorosità della frenata. Questo perché le pasticche si vanno usurando e nel momento in cui si rilascia la leva può succedere che la pasticca tocchi il disco in una maniera non consona. Si risolve come? Sostituendo le pasticche. E ovviamente c'è tutta una procedura da osservare. A tale scopo vi consiglio di rivolgervi ad un negoziante, ad un meccanico che comunque ne sappia in termini di freno a disco. E da questo punto di vista magari quelli che hanno un'esperienza con la mountain bike sono sicuramente più avvantaggiati. E non ho particolari spiacevoli da segnalare. Anche lo spurgo è qualcosa di cui ci si accorge di averne bisogno in maniera molto progressiva. Non è che un giorno si va a frenare e non frena, non succede così, non è mai successo neanche in ambito mountain bike. Quindi il terrore che il freno non funzioni, non, secondo me, è più una paura psicologica che non... Guarda, è banalmente più probabile che si rompa il filo di un freno tradizionale piuttosto che si spezzi di netto di colpo piuttosto che, esatto, smetta di funzionare un freno a disco. Perché comunque, questo l'abbiamo già detto, l'esperienza che c'è su un freno a disco del mondo road viene dal mondo della mountain bike, dove diciamo di esperienza nell'arco di 20 anni se ne è fatta molta. Quindi da questo punto di vista possiamo veramente affermare che la sicurezza di un freno a disco idraulico è molto elevata. Quello che saranno gli sviluppi, diciamo, per il prossimo futuro, siamo molto curiosi anche noi di vederlo. Quello che giustamente anche per gli sviluppi secondo me è importante aggiungere è che rispetto ai primi modelli di bici uscite con il freno a disco c'è stato una grossa evoluzione, un grosso sviluppo. Questo sia legato agli impianti frenanti stessi, ma anche alla struttura e alla componentistica della bici, che ormai hanno, come diceva Omar, perno passante come standard, quindi maggiore rigidità e maggiore potenza di frenata,
utilizzo di ruote con canale più largo e gomme più larghe, quindi si sposano perfettamente con la potenza di frenata del disco, quindi va vista la bici nel suo complesso, e sicuramente tutte queste innovazioni che negli ultimi 2 anni possiamo dire si sono sommate tra loro danno una notevole, una maggiore funzionalità nel disco e una maggiore sicurezza soprattutto in condizioni di emergenza rispetto al classico rim brake. Poi detto questo, non necessariamente per forza tutti dovranno utilizzarlo, almeno per ora. Benissimo. Io direi, ragazzi, che per adesso la conversazione possiamo chiuderla qui, perché abbiamo fatto un po' la fotografia di quello che è lo stato attuale della tecnica, della meccanica in ambito freno a disco, freno rim brake nel mondo bici da strada. E ci ho detto, ragazzi, vi invitiamo noi tutti a continuare a seguirci su bicidastrada.it, e direi che a questo punto noi continuiamo la nostra pedalata, perché in discesa. Sì, in discesa ovviamente, ancora un po', quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.